Amiche e amici di Agricoltura, oggi puntata 1131 del nostro settimanale incontro. Ci occupiamo di informazione ovviamente dal mondo dell'agricoltura e per iniziare abbiamo scelto una notizia che è un po' sulla linea delle altre che abbiamo dato, ce ne sono diverse sull'innovazione tecnologica, cosiddetta innovazione 4.0, che oltre a far migliorare l'aspetto tecnologico della vostra azienda può anche produrre un altro benefico effetto, cioè in questo caso ad esempio un credito d'imposta. La particolarità è che ci occupiamo di quello che avviene all'interno del mondo del vino, nelle cantine ad esempio. Il nostro paese deve attuare alcuni passaggi di grande valore che vengono definiti come transizioni. Una di queste è quella 4.0, riferita a processi di innovazione tecnologica e digitale. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per alimentare interesse degli imprenditori ha previsto anche un credito d'imposta fino al 50%. Vengono considerati della categoria 4.0 apparati come autoclavi, con sensori per il controllo della temperatura, pressione e livello, oppure apparati di linea come imbottigliatrici, incartonatrici, etichettatrici, impianti di logistica di magazzino e anche gli strumenti utili al processo produttivo che siano dotati di una qualunque forma di automazione. Di questa opportunità si stanno interessando anche aziende che producono software che devono garantire un'altra condizione, che è quella della interazione del nuovo macchinario 4.0 acquistato con il sistema di fabbrica. Le associazioni ambientaliste, così le conosciamo, sono molto impegnate per spingere affinché anche nell'agricoltura si vada verso ad esempio il biologico, che ci sia attenzione per la sostenibilità. Vi proponiamo questa informazione che parla di una iniziativa di WWF Italia. In 30 anni l'Europa ha perso oltre il 70% della biomassa di insetti volatori, appartenenti non soltanto alle specie più rare ma anche a quelle più comuni, insetti da cui dipende il fondamentale servizio dell'impollinazione. Ma c'è anche il rischio che scompaia il 40% di api selvatiche, farfalle, sirfidi, coleotteri. Le cause sono molteplici, vanno dai cambiamenti climatici, all'uso eccessivo di farmaci per l'agricoltura, al consumo di suolo, anche alla diffusione di parassiti e malattie che si collegano all'introduzione di nuove specie aliene invasive. WWF ha pensato ad una iniziativa denominata RENATURE, con azioni diffuse sia nelle proprie oasi per habitat e impollinatori, sia in ambito agricolo grazie ad importanti collaborazioni con aziende agroalimentari per realizzare percorsi a favore della tutela della biodiversità negli agrosistemi. Un esempio di questa iniziativa è quello di Iesi, nelle Marche, riserva naturale Ripa Bianca. Qui sono stati posizionati 27 bee hotel, cioè rifugi per api, arnie didattiche e 100.000 metri quadri di terreno seminati con fiori nettariferi. Uno degli argomenti di riferimento per Agricoltura Oggi è certamente quello della formazione. Tante volte ricordiamo, abbiamo fatto anche nella precedente puntata, lo facciamo anche adesso, che informazione e formazione sono ritenute molto importanti dall'Europa e spinge in questo senso. Ci sono tante iniziative di formazione, nel caso specifico vi parliamo di una iniziativa dei giovani imprenditori di Coldiretti che si chiama AgriCampus Digitale, che si sta concludendo proprio in questi giorni.
Il 25 marzo scorso abbiamo dato il via all'AgriCampus Digitale, un'iniziativa promossa da Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo. È stato fatto il primo di una serie di tre incontri volti alla formazione. L'idea è quella di appunto dedicare uno spazio del proprio tempo alla formazione per tutte le imprese giovani del nostro Abruzzo. Il primo dei tre incontri ha trattato il tema del social media marketing, il secondo tratterà invece il tema della sicurezza alimentare, mentre nel terzo si parlerà di tutti i progetti di internazionalizzazione, cioè anche tutte le pratiche che un'azienda deve fare per portare fuori il proprio prodotto. Quali sono le vostre aspettative? Diciamo che in questo periodo di pandemia, ma anche periodo di isolamento, comunque dove stiamo principalmente o al lavoro o a casa, i giovani hanno visto in maniera molto positiva questo tipo di iniziativa, perché si dà loro la possibilità innanzitutto di stare insieme, anche se virtualmente, ad altri giovani, magari confrontarsi su delle tematiche che riguardano il proprio lavoro. Quindi comunque anche i temi trattati hanno stimolato l'interesse dei giovani anche a un discorso di ripartenza, perché comunque la volontà è quella di ripartire e concludere questa pagina nel miglior modo possibile. I lavoratori stagionali sono molto importanti in agricoltura e svolgono uno straordinario lavoro praticamente in quasi tutte le regioni, anche in Abruzzo. Sapete che ci sono dei flussi che sono regolati ogni anno, ma con la pandemia, con l'emergenza Covid, le cose si sono ancora più complicate sin dall'anno scorso. Confagricoltura L'Aquila ha spinto affinché potessero tornare dal Marocco lavoratori specializzati che lavorano molto, non soltanto qui in Abruzzo, ma con il volo che è stato organizzato daranno il loro contributo anche in altre aziende, persino del nord. Grazie, sì, siamo riusciti anche quest'anno a organizzare questo volo charter. È un'annata un po' diversa dalle altre, quella dell'anno scorso riuscimmo a fare complessivamente cinque voli charter. Quest'anno fino alla metà di marzo in effetti non c'è stato praticamente nessun problema di rientro. Infatti molti operai marocchini che operano nella zona del Fucino sono rientrati attraverso il corridoio spagnolo e francese. Poi successivamente c'è stato un blocco totale da parte del Marocco e quindi sono rimasti fermi nel suolo marocchino un migliaio di lavoratori che hanno cominciato a premere verso le aziende affinché si organizzasse un volo charter. E quindi ci siamo mossi e abbiamo, nel giro di 15 giorni, abbiamo organizzato questo volo. Abbiamo riportato oggi complessivamente per il Fucino 175 lavoratori, ma abbiamo anche altre prenotazioni. Non soltanto, io ho detto Fucino, ma non soltanto per il Fucino, perché poi tra l'altro un pullman andrà verso il nord. Sì, abbiamo avuto delle richieste anche dal nord, da Padova in particolar modo, ci sono una quindicina di lavoratori, sempre di aziende associate a Confagricoltura. Questa mattina abbiamo avuto richieste da Imperi, abbiamo avuto richieste anche da Firenze, perché tra l'altro oggi inizia il Ramadan e questo significa per loro che seguono questa religione un periodo di 30 giorni praticamente di scarsa mobilità, quindi loro preferiscono fare il Ramadan in maniera tranquilla e quindi riteniamo che forse fino al 10 di maggio non ci sia più la possibilità di far rientrare lavoratori dell'agricoltura qui in Italia. Quindi c'è questo, diciamo così, confinamento sanitario e Ramadan insieme, in sostanza, insieme, quindi sì, si è trovata questa soluzione. Nella vostra comunicazione voi avete fatto presente anche che molti hanno preferito nemmeno tornare a casa. Sì. La situazione è diversa rispetto all'anno scorso proprio perché per paura che ci fosse, come poi si è verificato, un confinamento più severo,
molti lavoratori non sono partiti, circa il 50%, abbiamo fatto una stima di quelli che sono rimasti qui e hanno svernato nei paesi dove normalmente abitano, Luco, Trasacco, San Benedetto dei Marsi, Celano, Avezzano, quindi loro hanno già le case a disposizione, però tornavano in ferie al paese di nascita in Marocco sostanzialmente, perché il periodo lavorativo di questi operai inizia praticamente adesso, già campagna iniziata, quest'anno un po' più tardiva ma per questioni meteorologiche, e finisce verso la fine di novembre. Ci sono molti di questi che partono a dicembre e rientrano di solito verso i primi di marzo. Ecco, questo periodo che loro sono per curiosità, sono rimasti qui senza tornare a casa, hanno potuto lavorare o hanno dovuto solo attendere il tempo giusto? Allora, a Fucino ci sono un po' di impianti di lavorazione che lavorano tutto l'anno, le associazioni dei produttori, alcune aziende di grandi dimensioni che lavorano per l'industria, che lavorano tutto l'anno. La maggior parte di questi lavoratori in effetti è rimasta qui praticamente senza poter lavorare. Ovviamente loro godono delle prestazioni di disoccupazione come tutti gli operai regolarmente assunti, e quindi con il massimo delle prestazioni, e quindi sicuramente hanno avuto difficoltà, perché ci risulta che loro, quando tornano d'inverno in Marocco, loro continuano a lavorare presso le aziende agricole marocchine. Quindi sostanzialmente loro lavorano tutto l'anno, sfruttando il cambio di stagione tra l'Italia e il Marocco, loro vanno a lavorare nelle aziende agricole del Marocco. Un'ultima domanda, cioè praticamente adesso il fabbisogno del Fucino non può essere ancora considerato soddisfatto per quanto riguarda il vostro impegno lavorativo? Allora, per soddisfare il fabbisogno del Fucino occorrono mediamente 6.500 lavoratori, diciamo marocchini in prevalenza, ma anche pakistani. L'anno scorso siamo riusciti a fare quei voli con grande difficoltà, maggiore di questa di quest'anno, anche quest'anno avevamo un po' di esperienza nell'organizzare, ma l'anno scorso l'ultimo nostro volo rientrò il 21 di giugno, quindi a campagna agricola già inoltrata. Adesso la campagna è appena iniziata, saranno 10 giorni che è iniziata la campagna agraria, quindi contiamo che il miglioramento della situazione sanitaria in Italia possa consentire, anche attraverso le triangolazioni, il rientro della maggior parte di questi lavoratori. Noi stiamo lavorando per un secondo volo comunque, ecco. Questi sono voli un po' più numerosi, perché l'anno scorso un aereo come quello che è atterrato oggi portava la metà della capienza, adesso invece sta ai 2/3 della capienza, abbiamo riportato complessivamente 189 passeggeri. Parliamo adesso un po' di vino, il vino dell'Abruzzo in particolare. Vediamo un po' che situazione c'è. Abbiamo incontrato un produttore molto conosciuto ed apprezzato, Alessandro Nicodemi, che è stato anche al vertice di un consorzio di tutela molto importante, quello della DOCG, denominazione d'origine controllata e garantita, Colline Teramane, Montepulciano d'Abruzzo. Cominciamo con una parte dell'intervista di carattere generale. Diciamo, intanto, per fare una fotografia della viticoltura e enologia adesso nella nostra regione, a che punto siamo? Insomma, tanto percorso è stato fatto nel corso degli anni. Ma sicuramente l'enologia abruzzese negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante, sia in termini qualitativi ovviamente che in termini quantitativi. La nascita delle aziende, la numerosa nascita delle aziende ne è proprio una testimonianza. Questo percorso poi oggi ci ha portato proprio negli ultimi 2 anni con il consorzio di tutela addirittura a fare una ristrutturazione di tutto l'impianto normativo produttivo della nostra regione, con una rivisitazione di tutti i disciplinari.
partendo ovviamente dai tre principali, Montepulciano, Trebbiano e Cerasuolo, per passare anche per la DOC Abruzzo, l'unificazione di un'unica IGT regionale e non più una miriade di piccole IGT diciamo di sottozona, per dare maggior ordine ma soprattutto maggior impatto anche commerciale e comunicativo, perché la comunicazione oggi rappresenta un elemento fondamentale per la penetrazione dei mercati. Allora, c'è un bisogno comunque, che è quello di certo procedere avanti con la ricerca della qualità, però ovviamente come aziende c'è bisogno anche di mirare al cosiddetto fatturato, insomma, per essere molto semplici. Che cosa manca alla regione per avere più vigore in questo senso? Diciamo che nel complesso forse possiamo dire che negli ultimi anni c'è stata una crescita individuale, ma non c'è stata una reale crescita collettiva intesa come regione. Questo lo dico perché forse una visione, diciamo un orizzonte enologico, possiamo dire, non è mai stato individuato né, possiamo dire, forse dalla parte privata e né tantomeno dalla parte politica. Noi abbiamo una regione che riusciamo, diciamo, a vendere ed affermarci nel mercato, ma quasi sempre appunto nell'affermazione delle nostre individualità. Non siamo ancora riusciti a formare un reale brand regionale, come può essere regionale e territoriale, come possono essere alcune zone ovviamente famose e rinomate in Italia. Pensiamo alle Langhe, al Brunello, ma oggi l'Etna o i vini del Salento. Questo, ripeto, perché probabilmente anche devo dire la politica in questo non ha mai avuto, secondo me, una visione, un orizzonte verso il quale indirizzare tutta la classe produttiva. Certo, ovviamente orizzonte che magari deve essere discusso, chiaramente valutato con tutti gli attori in campo. Forse questo momento di scambio reale non c'è ancora. E che cosa si può fare? Insomma, noi abbiamo una regione, insomma, un po' particolare, ovviamente. Ad esempio abbiamo un certo numero di cantine, di grandi cooperative. Come si coniugano gli interessi delle cosiddette private con queste grandi concentrazioni? Ma diciamo che gli interessi alla fine sono di mercato, nel senso che oggi abbiamo anche grandi cantine sociali che affrontano il mercato della bottiglia al pari delle miriade piccole aziende private. Il problema grosso è la distinzione fra, diciamo, lo sfuso e l'imbottigliato. Oggi questa regione ha ancora tanto vino sfuso che esce e che purtroppo viene imbottigliato e commercializzato dai grandi imbottigliatori fuori regione. E questo sappiamo che è un danno non solo economico, perché il valore aggiunto diciamo della filiera ricade tutto sulla bottiglia, ma anche un danno proprio... possiamo dire di comunicazione e soprattutto anche di immagini per la regione stessa, perché la vendita di un prodotto che è legato in maniera indissolubile al proprio territorio fa ricadere un valore aggiunto non solo sulla bottiglia ma anche sul territorio stesso. Quando il 50, ormai 60% di vino viene del nostro Montepulciano viene venduto e promozionato da aziende di fuori regione, è difficile far ricollegare, far ricadere quel valore intrinseco della bottiglia, della denominazione, anche economico, sul nostro territorio. Per questo, diciamo, la grossa distinzione non è fra le grandi cantine sociali e il privato, ma è fra chi ancora ha queste grosse masse di vino che escono sfuso e chi invece cerca di imbottigliarlo e venderlo, diciamo, a marchio proprio e soprattutto, dico io, a marchio regionale. Probabilmente una ristrutturazione, una riorganizzazione di tutto il comparto cooperativistico regionale dovrebbe essere un argomento all'ordine del giorno, ecco, come dicevo prima, anche dalla parte politica, per cercare di capire quali possono essere delle nuove strategie
dico un esempio, con la costituzione di più cooperative di secondo livello, quando invece nella nostra regione ce ne abbiamo una sola. Con Alessandro Nicodemi adesso parliamo di un progetto in itinere, dalle sottozone alla DOC G delle tre province, dei tre territori, Pescara, Chieti, L'Aquila, un po' diciamo sull'onda di quella che è stata l'esperienza sin dal 2003 della DOC G Colline Teramane. Per quanto riguarda appunto questo discorso delle sottozone che sono state, possiamo dire, unificate o cancellate per quanto riguarda l'IGT, invece si sono state portate in risalto proprio nelle varie DOC, ma intese come appunto sottozone provinciali. Il nuovo schema dei disciplinari in corsa, possiamo dire che ricalcano per alcuni aspetti proprio la nostra DOCG provinciale, le Colline Teramane e Montepulciano d'Abruzzo. Infatti i nuovi disciplinari del Montepulciano, Trebbiano e Cerasuolo e DOC Abruzzo prevedono delle nuove sottozone, Colline Pescaresi, Terre di Chieti e Terre Aquilane, che si affiancheranno al Colline Teramane proprio per identificare sì un'unica denominazione, ma con quattro sfaccettature ben diverse e ben delineate, perché in questo io sono sempre stato convinto del fatto che una grossa denominazione come quella del Montepulciano d'Abruzzo, che ha una superficie geografica che parte da Martinsicuro, arriva fino a Vasto e passa per L'Aquila, non possa essere realmente espressione della tipicità ovviamente vitivinicola ed enologica. Perché ovviamente noi sappiamo perfettamente che la vite come elemento vegetale è una delle piante che subisce maggiormente le condizioni pedoclimatiche in cui nasce e si sviluppa, e possiamo ben capire che queste condizioni pedoclimatiche sono profondamente differenti fra le Colline Teramane, l'entroterra aquilano o comunque sia le colline del Vastese. Oggi, ripeto, con questa nuova conformazione dei disciplinari, noi stiamo cercando di sfaccettare questo diamante che è il nostro Montepulciano in queste quattro sottozone, proprio per dare maggior valore ai vini di territorio e alle tipicità. Proprio, ripeto, ricalcando un po' la nostra sottozona Colline Teramane, divenuta ormai sin dal 2003 di OCG, per avere in un percorso, speriamo più breve possibile, quattro DOCG di quattro sottozone diverse. Si conclude anche questa puntata 1131 del nostro settimanale Incontro. Volete continuare a vederla, la volete rivedere? C'è il nostro spazio archivio su YouTube di Agricoltura Oggi. Scegliete la playlist Agricoltura Oggi. Troverete questa e anche le puntate precedenti. Ebbene, continuate a seguirci anche sui nostri social, Facebook con la pagina di Agricoltura Oggi e il gruppo di Degusta, ma anche su Twitter e Instagram. Alla prossima settimana.